Bracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi insieme. Quello di oggi sarà un episodio ricchissimo perché torneremo a parlare di collezionismo e unboxing, però accompagnati da un ospite speciale, ovvero Shigeru Kacioppo. Grazie, il mio nome posso dirlo da solo, mi introduco. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Io sono Shigeru Kacioppo, grande ritorno dopo le numerosissime richieste e lettere arrivate alla redazione. Redazione, quale redazione ti chiederai, no? Vi chiederete tutti voi. La redazione della Shigeru Kacioppo Entertainment.tv. Va bene, e perché ho scelto di farti venire in questo video? Perché sono appena uscito dagli arresti domiciliari, quindi esatto. Piano piano riprendo contatto ti con la realtà. Ti reintegriamo nella società. Esatto. In realtà... Questo infatti sono lavori socialmente utili, mi prendo cura di lui due volte a settimana. Esatto, però forse ti saresti dovuta prendere cura di me quando c'era veramente bisogno che qualcuno mi fermasse, perché oggi ti farò vedere quali sono stati i miei ultimi acquisti. E di solito questo qua è un format che faccio da solo, ma fatti una domanda. Ci tenevo a coinvolgerti perché già di solito non approvi, giustamente, o comunque è sempre difficile farti capire il valore emotivo e sentimentale di quello che c'è dietro. Per quanto mi riguarda, ho superato il limite, cioè ho comprato delle cose proprio fuori di testa, di cui vado super... Ma diverse da loro? Sì, di cui vado super fiero, ma sono sicuro Pensa che... Pensa a te, posso dire che vita triste che avete, ragazzi. E di cui anche... Si scherza, mi di cui tutti quanti andranno super fieri, però ci tenevo, insomma, a farlo vedere a qualcuno che magari potrebbe inizialmente non capire la genialità che c'è dietro questi recuperi, ma poi... Ci sarà l'happy ending sicuramente, happy ending perché tu capirai sicuramente. Capirai il valore di quello che certo, ci dia. Certo. Però prima invitiamo tutti quanti a abbonarsi, a iscriversi ma canale. Soprattutto a seguire Shigeru Kacioppo su Instagram, perché esatto. Ci tengo a dirlo, è l'unico account di Instagram.Kacioppo che senza alcun motivo, se voi lo seguite, lui vi rifollowa. Un'invasione. Sono una persona gentile ed educata, perdonatemi. C'è chi lo chiamerebbe stalking invece. No. Comunque, grazie a tutti quanti, ma soprattutto grazie ad Oggi Retro Games per sponsorizzare il canale e anche questo video. Basta un click, no, perfetto. No. Iniziamo. Allora, sono indeciso se farti vedere questa cosa. No. Questa l'hai vista? Sì. In realtà questo qua è un recupero molto strano che ho fatto. Ti dico, l'ho pagato 10 euro, mm-hmm. Sarò onesto. Anche questa troppo. È una delle poche cose di cui dirò il prezzo, perché è una delle poche cose di cui mi posso... No, posso interromperti, sì. Perché le altre cose sono inestimabili. Sono inestimabili, esatto. E in realtà questo qua è uno pseudo Game & Watch. Veniva venduto, cioè il rivenditore mi ha detto, questo qua è un Game & Watch. In realtà non è un prodotto Nintendo, ma è di una, diciamo, concorrente dell'epoca di Nintendo e veniva venduto a 10 euro perché è dato come non funzionante. Quindi scusa, lui ti ha detto che era una cosa, ma in realtà non lo era. Sei stato scamato? Perché non sono stato scamato, lo sapevo. Mi sono informato. No, ma lo sapevo. È della, infatti c'è scritto dietro, è della Morioka Tokei Inc. Un saluto. In realtà non so se funziona, perché in teoria questo qua sono i tasti per... Ah, ma ci devo giocare. Per muoverlo, se vuoi. Però non sono sicuro funzioni al 100%. No, così sei qua. Non vedo. Dovrebbe sentirsi anche l'audio, non si sente. C'era da mettere a posto le linguette per le batterie perché avevano perso l'acido. E quindi è stato rimesso a posto il vano batterie. Adesso si accende, però dubito funzioni al 100%. Non credo che tutti i tasti siano funzionanti. Però vabbè, intanto abbiamo recuperato sta cosa, che è un bel pezzo di storia. Soprattutto non penso io sia in grado di spegnerlo, quindi dobbiamo aspettare che si esauriscano. Beh, potresti semplicemente togliere le batterie. Anche, però non vorrei compromettere il vano. Prendi la cartuccina nera e anche la custodia che c'è sotto. Ok, allora. Wow, violento. Tu li vedi i miei video? Sì, tutti, okay. Anche al contrario. Ti ricordi la storia dietro questa, sì, questo box? Lo schiaffo di Mario contro... Allora no, ho comprato... ho comprato... Aspetta, questa... no, sì, questo sicuramente è stato un grandissimo affare, questo me lo questo ricordo. Sì, questo sì. Sì. Ho comprato il box di Wario Land 2 giapponese, tra l'altro io ho già Wario Land 2 europeo. Aspetta, no, che tu hai comprato solo una scatola. Esatto. Ho comprato solo la scatola, comprai tutto senza cartuccia.
Okay. Quindi non è completa di tutto, manca la cosa principale. Okay. Box perfetto, però senza la cartuccia. E pensa che quando sono andato al Game Vintage Market, Marco, uno del Porion, si è presentato e mi ha portato direttamente... Ha detto, ah, coglione! Mi ha portato direttamente dal Giappone la cartuccia di Wario Land 2. Oh, ma che carino! È stato un grande. Anche Marco, anche tu fai servizio civile. Esatto, sì, beh, perché poi mi ha accompagnato tutto il tempo. È stato molto bello condividere questa esperienza con lui. E adesso tu hai l'onore di rendere questo box un CIB, ovvero CIB, Complete in Box. Mettiti a favore di camera, un esperto come te, insomma, mi aspettavo sapessi. Io ho degli assistenti per fare queste cose, non mi sporco di certo le mani. Ma vedi quando dico Madonna, che è completo? Cioè, è veramente completo di tutto. Esatto. Allora, c'è le istruzioni. Questo però già l'ho fatto nel video scorso. E questi sono i bidoni dell'immondizia per la raccolta differenziata. Sono proprio loro. Ma ti voglio vedere rimettere tutto dentro, perché non è semplice. Penso io avrei distrutto tutto, anzi prometto di distruggere. Forse tu alla sera non facevi i lavoretti con il punteruolo. Bene, quindi questo è, possiamo dire, di avere completo Wario Land 2 anche in giapponese, perché poi ci abbiamo anche europeo. Preferisci la versione giapponese o europea? Giapponese. Bravissima. Mi sento più a casa. Ora prendi quelli Game Gear. Questi mi riportano alla mia infanzia. Esatto. Castle of Illusion. Esatto. Starring Mickey Mouse. Esatto. E Donald Duck. The Lucky Dime Caper. Oh mio Dio, succedono un po' troppe cose in questo disegno. Esatto. Da quale iniziamo? Allora, iniziamo mettendoli uno accanto all'altro. Che ci dici del Game Gear? Game Gear bellissimo. Anche se io preferisco quello viola. Quello viola? Sì, il GameCube. Ok, però si parla di console portatili. Okay. Io il GameCube me lo porto dove voglio. C'ha pure la mano. Io me lo porto nel cuore. Te lo porti nel cuore, perfetto. Che ruffia. Comunque ti sei appena conquistato tutto il pubblico di questo canale. Una console portatile che era rivale del Game Boy, che in realtà è stata molto sfortunata, ha venduto tipo un decimo di quello che ha venduto il Game Boy. Però rispetto... Ma aveva anche investito in Bitcoin. Aveva investito, è per quello che è andata in rovina. Rispetto al Game Boy era a colori. Quindi prima dell'avvento, come tu mi insegni, del Game Boy Color. Esatto. Uscì prima il Game Gear, però c'aveva questo grandissimo problema, che a parte che era un mattone gigantesco, mentre il Game Boy era molto più portatile, ha questo grandissimo problema che andava a 6 pile stilo e le consumava in un modo vergognoso. Beh, c'erano i colori. Lo so, però insomma era cioè alla fine ha trionfato. Chi ha rubato i colori? Perché la TV non è sclerotica? Esatto. Però questa citazione. Mi fermerei qua con questa citazione, perché rischia, le affermazioni colorite arriveranno dopo quando tireremo fuori i pezzi da 90. Comunque si tratta di due platform molto fighi che ora proveremo. E è uscito prima questo nel 90, mi sembra, e questo nel 91. Io questo qua lo giocavo con Valerio all'epoca, e appena l'ho recuperato gli ho subito mandato una foto e lui mi ha detto: no, sì, che hai trovato, no, pazzesco. E poi ti ha bloccato. Poi mi ha bloccato, soprattutto non esiste nessun Valerio, è una proiezione mentale. Come puoi vedere, veniva venduta alla standa a 67.500 lire, penso a metà degli anni 90. Ammazza! Anzi, primi anni 90. Queste sono versioni europee. Come puoi vedere ci sono tutte le lingue ritenute da Sega importanti sul suolo europeo, e incredibilmente ci siamo anche noi italiani. E l'unico difettuccio, non so addirittura se l'ho fatto io, ma qui è un po'... malvada bruca! È un po' rovinata la custodia Donald Duck di Paperino. Mannaggia. Vabbè, però ti invito ad aprirle entrambe e vediamo il contenuto. Io apro Donald Duck e te apri... Ma si apre da sopra o da sotto? Da sopra, tutto da sopra. Andiamoci leggeri, eh. È tutto giallo. Pazzesco. Wow. Allora, qui non c'ho il... Ma che è? Fotocopiato? No, li facevano così, in bianco e nero. Sì, li facevano così. Madonna. Sono così. Ho tirato una sola, mica. Sono così. Questo addirittura c'aveva il copri... Addirittura, ma... Sì, che sembra, non so se... Tanto è morto. Non so se si capisce. Sembra la custodia dell'apparecchio. È vero.
è completo di tutto, perché c'è sia le istruzioni fotocopiate, sia la cartuccia nel portacartucce, che diventa un pratico porta. Esatto. Parecchio. Ti invito a prendere quella console nera là, ok? Bellissimo, questa è la mia preferita. Perché non sai quanto costa. Ora stai provando l'ebbrezza di giocare un platform di 1991. Ti senti emozionata? Mamma mia, non sto nella pelle. Vai. Ecco, questa... No, pensavo di dover saltare sul gelato. No, sulle piattaforme. Ah. Whee! Game over, score zero. Hai fatto schifo. You must be brave. Save Minnie, ma chi se la fila Minnie? Ok, ti faccio vedere al volo Paperino. E poi mi dici quale preferito. Chi vuoi salvare? Nessuno. Ok. Me stesso. Premia. Ma questo è il Brasile? Ah, ok. Ma come si fa a saltare? Ah. E poi con il tasto giù usi il martello. Puoi anche saltare in testa ai nemici. Fiduso. Attento, mori. No. Ma lo puoi ricolpire, eh? Ma io sono per la non violenza. Vabbè, top player. Quale preferito tra i Inizierò due? Inizierò a fare gli streaming su Twitch. Quale preferito tra i due? Allora, posso dire che questo non è il tipo di gioco che mi piace, perché mi mette molta ansia. Si incontra la morte comunque numerose volte. Proseguendo, abbiamo... Ti starei chiedendo, ma perché il gioco di Amtaro, Michele? C'hai 40 anni. Per Game Boy Advance. Ah beh, allora sì. Questo in realtà è un gioco fatto da Alpha Dream. Ok, che sono gli uno studio di Criceti. Esatto. Perché in realtà Alpha Dream è nota ai più per aver fatto la serie di Mario e Luigi, che sono i giochi di ruolo che adesso non escono più perché Alpha Dream ha fallito. Ah. Prima di diventare famosa però con Mario e Luigi, pochi sanno che aveva la licenza dei giochi Amtaro su... la licenza di cinema dei giochi Amtaro su Game Boy Advance e poi anche DS. E questo qua in realtà non è un gioco... In realtà non è un gioco classico, ma è una raccolta di minigiochi, gli Ham Games. Era una sorta di Mario e Sonic alle Olimpiadi, perché hai tutti... Mario e Sonic al Grand Hotel. Hai tutti i minigiochi sportivi, eccetera, eccetera. Ma è stato fatto in concomitanza con delle Olimpiadi? No, oppure... no, di solito i Sonic, Mario e Sonic vengono fatti così. Questo qua purtroppo è completo di tutto. Purtroppo, mamma mia. No, però manca il cartoncino che ferma la cartuccia, che dentro balla un pochino. Qui abbiamo addirittura i punti VIP, non ancora grattati. Tu potevi riscattare questi punti. E diventavi Pamela Prati, il simbolo che dell'Italia. C'entra? È una VIP. Ah, non ti giuro, cioè anche... Oh, bellissimo! Tra l'altro questo qua ci tornerà utile fra poco. Il posterone di Donkey Kong Country 2 per Game Boy Advance. Bellissimo. Questo ce l'ho bellissimo. Pure, lo sai. Aspetta, mi sono commossa. Però il bello è che, cioè, in realtà tutti questi giochi servono per addolcirti, perché è quello che sta per arrivare fra poco. No, Giulia, no, chi è Giulia? Ha scoperto un tradimento. Allora, la squadra di Amams si divide in Boss, Amtaro, Ghiotto, Bijou, Scarpina, Arcolino, sembra una bestemmia, Sprintella, Graziella, ciao! Ercolella, Leo, Cocconiglia, Ercolella, Cranocchio. Se vedo la squadra fatica. Zungla è di Roma Nord proprio. Ciao. Guarda, io però farei questa cosa, siccome il video... Mi tenerò a fare il tifo, guardate. Già sono 40 minuti che registriamo. Arco bebè. Se nei commenti chiederanno a gran voce un let's play intero di Amtaro Amam Games ad opera Shigaruka Shoppo, glielo portiamo. Ora li abbiamo catturati. Ok. Ora sono nostri. E ci abbiamo già pronto il prossimo format. Perfetto. Bene. Comunque, come puoi notare, per gli amici, ci tengo a dire questa cosa. Sì. A parte gli scherzi. Che comunque che, Amtaro, no, a parte Amtaro e questa collezione di non giochi ha nulla che non... a vedere con le Brigate Rosse. A parte questa collezione di minigiochi che ti ha stunnato già nel menu e non hai capito quello che devi fare, la cosa è poi vedere che è proprio un tratto distintivo. Scusa, ma io ancora scrivo con carta e penna. Vabbè, ma... ok. La cosa è poi vedere che è proprio un tratto distintivo delle produzioni Alpha Dream è la cura della grafica, questi esatto. sprite. Ma lo sai che è la prima cosa che ho pensato? Questi sprite belli animati, belli cicciosi, super carini, coloratissimi, eccetera, eccetera. E sono tratti distintivi che poi verranno portati pure nella serie di Mario e Luigi, che per quanto mi riguarda è una delle più colorate e divertenti, è proprio belli da vedere, piacevoli da vedere su Game Boy Advance. Ok? Poracci, vi rubo solo un attimo per ringraziare nuovamente Otoji Retro Games per sponsorizzare il canale anche in questo video. Ormai lo sapete, se siete appassionati di retro gaming
Ring, dovete assolutamente fare un salto sul sito di Otoggi perché è un punto di riferimento per ogni collezionista che si rispetti. Ma in più c'è anche una bella novità: sabato 14 e domenica 15 ottobre Otoggi avrà uno stand presso la fiera Como Fan di Erba, un appuntamento imperdibile. Potrete finalmente toccare con mano il retro gaming di qualità agli stand 166 e 167 del padiglione A. Ci saranno anche dei nomi molto interessanti tra i content creator e sarà l'occasione perfetta per aggiungere qualche bel pezzo alla vostra collezione. Se incontrate Domenico, mi raccomando, fate un selfie poraccio e ditegli che vi manda Poro. Ancora grazie a Otoggi Retro Games per sponsorizzare il video e andiamo avanti. Allora, io partirei con le cose... Io dalle divinità norrene e poi scendendo tutte. Torfin, prego. Adesso voi mi dovete spiegare... Questa è una scatola di cartone, ok? Con lo scotch. Dentro, volete sapere che cosa c'è dentro? Oh. Aspetta. Tu cosa pensavi ci fosse dentro la prima volta che te l'ho fatta vedere? Il tuo cervello. Perché lo stiamo cercando in molti. Cosa c'è dentro? Oh, una ceppa di cazzo! Quanto l'hai pagata questa cosa? Abbastanza. Ecco. Cos'è? Un dispendio inutile di soldi, probabilmente. Ah, possiamo innanzitutto partire dicendo che è bellissimo. Sei d'accordo con me? Che scatole di cartone del genere non le fanno più. Allora, questa qua, mia cara, posso dire una cosa? Se io avessi preso, no? Se io fossi andata fuori a qualsiasi Todis a chiedere: per caso avete una scatola di cartone da regalarmi? Prego, sì. Qua c'è una vastità. Esatto. Io esatto. Poi, se io avessi ma che tanti che fai, ma dove? Stampato su questa scatola tutte queste belle cose e ti avessi detto: oh sì, non puoi capire che ho trovato nel mercato ma nero da Nintendo. Non puoi capire. Probabilmente dove non te faccio un prezzo di favore perché sei un fratellino. Tu mi dai 587 euro e questa ragazzi. Scatola è tua. Probabilmente è andata così. No. Hanno trovato il gaggio che si è comprato sta cosa. Però gaggio, io ne vado super fiero perché questo qua è uno shipping box. Ma è pure rovinato. No, è stato aperto, non è, perché prima c'era il seal of the che era chiuso, capito? È il warranty seal. Questo qua è uno shipping box di Super Mario Land. Super Mario Land uscito per Game Boy e questa qua praticamente era la scatola che veniva inviata ai negozi dove all'interno c'erano 6 copie di Super Mario Land da rivendere. Sta prendendo il coltello. Questa era la scatola originale degli Eurochoc Mini Cookies. Questa fra edizione 2023. Questa purtroppo non è sealed perché è stata trovata in un magazzino abbandonato. Però questa, sai quanto vale? Valore inestimabile. Esatto. Te lo sto regalando. Però le avventure che ci stanno dietro. Vale le avventure che ci stanno dietro. Mentre quella è una cosa che puoi comprare. Posso dire che capisco il Masseo adesso in questo momento. Per il fatto che... Beh. Che è di Lugano. Ah ok, ah. Invece tu perché non sei del giro, quindi non capisci bene l'emozione. Non frequento i giri giusti, esatto, purtroppo. Allora, a parte che non possiamo neanche dire con sicurezza se si tratta di uno shipping box Mattel o Jig, perché... O terza opzione, de una sola. La sola, esatto. Per gli amici non romani la sola è un la pacco fregatura. Come dire una fregatura. No, questo è un pacco. Ed è una cosa che non potevi comprare all'epoca, capisci? Cioè non è una cosa che puoi trovare ovunque. Ma puoi comprarla adesso a 200 euro. Ma chissà. Al prezzo che ho speso, molto meno di quello che penso. Allora, io spero solo che la persona che ti ha venduto questa cosa, spero tu ti sia bevuto tutti questi soldi. Alla salute, amico mio. Continua. Beh, hai fatto un affare. Non è che se inizi a elencare tutte le feature io... Vabbè, però è 6 pezzi perché all'interno c'entravano 6 copie di Super Mario Land che il rivenditore apriva e poi esponeva in negozio. DMG ITA 1, questo qua era proprio rivolto al mercato italiano. E in più c'era anche il sigillo di garanzia che è check before, cioè se è aperto rimandalo indietro, perché significa molto probabilmente che ti hanno fregato i giochi all'interno. Questo volendo si potrebbe provare anche a riempire, però diciamo che è una cosa abbastanza difficile da fare, non all'ordine di tutti i giorni. Io lo riempirei con le ricevute dello psichiatra. Ok, va bene. Quindi, che ne pensi? Che te ne pare? È un pezzo storico, cioè è proprio
ti dà uno spaccato di primi anni 90, di come funzionava il mercato videoludico, di come funzionava l'industria dei videogiochi, soprattutto in Italia. Potevi leggerlo, non so, su Wikipedia. No, qualche... perché però se non, se non c'era c'è bisogno che preserva... di acquistare una scatola di cartone. Se non c'è qualcuno che preserva queste cose, no? Poi si perdono nel tempo e bisogna tramandare quello che quindi succede. Quindi io mi immagino che tu fra 10 anni aprirai un museo e ti farei pagare 18 euro l'entrata per rientrare di questa spesa. Non penso ci sia nessuno interessato a spendere 18 euro per guardare una scatola di cartone. Però... Anche perché arriviamo al pezzo forte. Io voglio il diritto di andare alla posta. Sì, vabbè. Il pezzo forte dei pezzi forti. Ah, quello che ti ha fatto innamorare. Allora, guarda, non penso c'entri neanche nell'inquadratura. Ci dobbiamo fidare. È velenoso questo fungo, lo posso mangiare? Sì. Prendilo in mano. Prendilo in mano, dai, prendilo te. That's what she said. That's what she said. Ma dove lo devo far vedere? Penso a favore di quale camera, Maria? Della Canon, perché io da qua non vedo. Aspetta, piano piano, perché questo veramente è il mio orgoglio. Riconoscerai ovviamente i render di Donkey Kong Country per poi Super Nintendo. Straordinari. Attenta a quello che dici, fortunatamente il micro, probabilmente il catalogo fa da scudo. Questo qua è il catalogo generale GIG del 1993-1994. Questo qua, quando purtroppo i tuoi genitori danno l'avevano già fatto, non si poteva tornare indietro. Esatto, purtroppo non c'entra nella sua interezza. Mannaggia. Nell'inquadratura. Perché comunque posso dire che è straordinario. Sì. Vale tutti i soldi spesi, sì. Anche di più. Esatto. E non sai quanto ci ho speso. Perché sopra. Non potevi andare da Panorama a comprare un raccoglitore, stampare allora, questa roba e appiccicarla. No! Ma che gusto c'è? Ma allora, poi tra l'altro la cosa... tieni questo. Posso dire la chicca, ragazzi, la chicca qual è? Che lui ha acquistato tutta questa cosa. Aspetta, andiamoci. Cioè... Lentamente, passo, giusto. Passo... Non sprechiamo il momento. Spieghiamo intanto di cosa si tratta, come potete vedere. Dino, stronzata. Catalogo generale, neanche quello. È un catalogo generale pensato, esatto, per il mercato italiano, ovvero cosa significa? Questi qua erano i cataloghi che venivano inviati ai rivenditori, ok? Loro li aprivano e all'interno ci avevano tutti quanti i prodotti della linea GIG, che era il distributore in Italia di Nintendo, che gli diceva: guardate, se volete potete ordinare queste cose poi da vendere. Quindi se ho comprato postal market. Postal market per i rivenditori. Esatto. Ok, però... Allora, innanzitutto facciamo vedere una cosa. Che c'è sia la cover esterna con l'artwork che attraversa il davanti che il retro. Di una bellezza disarmante. Scusa, proprio. Scusa, mi stanno chiamando. Sì. E, tra l'altro è tagliata in modo particolare. Molto figo, molto dinamica come cosa. Stesso artwork che attraversa anche il raccoglitore interno. Però... Vedete, questo qua è il fronte, è il catalogo generale. C'è un problema. Posso dire io qual è la vera chicca, ragazzi, di questa cosa. Vai. Che il vostro poro Michele, l'amico di tutti i vostri pomeriggi, che cosa ha fatto? Si è recato presso questa fiera, ha detto: no, io adesso faccio una cosa, una mattata, posso dire così. Oggi mi voglio rovinare, mi reco presso questa fiera a uno stand specifico. Ma sei diventato brasiliano? Dico, cioè, cosa stai facendo? Adesso io mi compro il catalogo generale, ma soprattutto la cosa bella qual è? Aspetta, no, non vorrei che lo shipping box... La cosa bella qual è? È che dentro... Non c'è un cazzo! Un cazzo non c'è! Non c'è un cazzo! Lontano dal microfono. È vuoto! No, attenta perché... Si potrebbero... No, si era già scollato, l'ho dovuto far riparare. Ah, ecco! E mi hanno detto: guarda, non ci andare troppo pesante, sennò rischi di sganciarlo nuovamente. Il catalogo è vuoto, ma questo cosa significa? Che abbiamo un nuovo obiettivo di coppia. T'ho toccato una tetta. Il mio è prendere il primo aereo per il Messico. Beh, pensa che se uno completasse... questo catalogo, trovasse tutti i fogli e lo rendesse un raccoglitore completo al 100%, pensa che l'unico su eBay completo di tutto è venduto a 1500 euro.
E non ci rientri neanche di quanto hai speso in totale? Non lo so, devi essere bravo te. Te lo dico io, guarda, guarda. Essere... vedo il futuro in questo momento. Devi essere bravo te, no? A riuscire a trovare... Quindi tu sei già partito svantaggiato. Beh, alla fine ho pagato 700 euro questo. Come 690? No, l'ho pagato, lo posso dire? Se vai a fare tutte le sottrazioni e cose, 30 euro. Ma che cazzo dici? 30 euro. Ma che 30 euro? 30 euro, sì. Sottrazioni di che? Se vai a fare la media di tutto quello che ho comprato, sono 30 euro a pezzo. L'ho pagato 30 euro. Un po' più, no, 33. 30 euro, lo dico io o lo dici te? Posso dire altre lo diciamo? 1, 2, 3. Bene, con questo. Ciao, sono Banana 33. Sì, vabbè. Ma 33 l'età non è. Ti chiedo questa cosa: qual è il pezzo secondo te più bello di quelli che hai visto oggi? È la cosa per cui veramente pensi hai fatto bene? Il silenzio vale più di mille parole. Va bene, perfetto. Su questa nota sarei contattato dei miei avvocati. Questa nota dolce amara, io chiuderei qua il video. Ringrazio tutti quanti per essere arrivati fino alla fine. Spero che il ritorno di Shigeru Kachoppo non abbia deluso le vostre aspettative. Guarda, posso dire, se pure avessi deluso, credo che la delusione più grande sia stata questa qua. Scrivetemi nei commenti qual è secondo voi la cosa più interessante che di questo lotto, ma soprattutto se avete fatto anche voi degli acquisti che vanno oltre il semplice videogioco, che vanno oltre il semplice amore per il retro gaming. Qui che vanno oltre l'estratto conto. Esatto, soprattutto. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. E a me non resta che piangere. Esatto, dove probabilmente sarò single. Esatto. Ragazzi, dovete sapere che Shigeru Kachoppo vive la vita in maniera molto go with the flow. Quindi io mi faccio i cazzi miei, tu ti fai i cazzi tuoi, poi io non posso che deridere queste tue scelte di vita. No, deridere, dai. No, non le... Sbeffeggiarti. No, non le comprendi, però vabbè. Non le condivido. Non le condividi, li disprezzi, però stanno lì, non è che dici vabbè no, questo è... Beh, la cinesi, stanno lì. Stanno lì, no? Siamo d'accordo. Esatto. Però dai, il catalogo è bello, bello. Mamma mia, dai, bellissimo. Chiudiamo il video e mi devi dire che questo render di Donkey Kong è una figata. No. Guarda le dita. Ma sono dei Wustel. lo sguardo da uno che si è appena... Stiamo parlando degli anni 90. Infatti, eroina, ma se vede legge negli occhi. Stava avanti di 30 anni, Rare. C'ha pure la scimmia, vedi? Oh, ma sei la scimmia, in realtà però... Vabbè, chiudiamo qua, un'ora di registrazione. Cioè io chiudo qua. Iscrivetevi, accendete la campanella... Sì, dategli fuoco praticamente. E seguitelo su Instagram. Grazie a tutti per essere arrivati fino in fondo. Grazie a Autoggi per supportare il canale. E grazie a tutti quanti. Noi ci vediamo presto a un nuovo video. Mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Shigeru tranquilli, ma soprattutto cacioppate duro. Esatto. Io sono il Poro Shigeru, Michele Kachoppo. Ciao. Vi vogliamo friends così piccoli, vivacissimi ma dolcissimi, si nascondono dove vogliono per restare poi sempre accanto a noi. Questi ham ham friends sono unici, circondati da mille novità, formidabili, insaziabili, accaparrano e dopo mangiano. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Michele Kachoppo. Ciao. Ma che franchino.